chiudete le finestre e non consumate verdure del vostro orto. Questa è l'ordinanza immediata partita dal sindaco Ferazzoli dopo la nube nera del pauroso incendio che ieri sera ha distrutto in parte la Geotex 2000 nel comune di Val Brenta. Il materiale che brucia ha una componente di cellulosa e quindi tendenzialmente non ha, diciamo, qualità inquinanti importanti. Però ARPA sta facendo tutti i controlli del caso. Noi in via precauzionale abbiamo adottato un'ordinanza che ha come finalità quella di impedire la raccolta e l'utilizzo degli ortaggi in attesa degli esiti di queste indagini, però diciamo ieri sera è già stata fatta una campionatura istantanea e gli esiti sulla diossina sono stati negativi. Un'operazione di spegnimento che è andata avanti tutto il giorno grazie all'intervento dei vigili del fuoco intervenuti in forze, indagini in corso da parte del comando compagnia dei carabinieri di Bassano con il pubblico ministero Cristina Carunchio che faranno luce sulle cause dell'incendio. Molti coloro che sono già stati sentiti, il titolare dell'azienda Renato Campana, arrivato in auto, ci ha detto di avere fiducia negli inquirenti e di aver passato la notte impotente a seguire l'operato dei vigili del fuoco.